ha fatto con il Livorno stava benissimo, abbiamo voluto avere una squadra ancora più aggressiva con Cara, Passo, per avere ancora più spinta. Non lo so. Poi c'è stata la fermata di Grillo e un po' di cose si sono sistemate così. Penso comunque perché ha avuto la febbre, non stava benissimo, era anche diffidato, quindi bisogna fare. Comunque avevo giocato anche a sinistra con la serietà, comunque si potevano fidare. Sai, anche tu ti sembra che sei stato nell'ultimo quarto d'ora, no? Quando la squadra oggettivamente avrebbe anche voluto pagare un pochettino per questo pareggio subito, non si è improvviso, sei stato tra i più brillanti a spingere di nuovo. Ci hai creduto immediatamente, ti sei portato spesso in avanti, hanno posto le cose, insomma, quindi significa sei tornato. Sì, sto abbastanza bene. E sono contento di essere arrivato ai playoff in una condizione accettabile, visto che c'è il mister visto qualche partita un po' sottotono poco prima della fine del campionato, quindi sto bene, ho recuperato bene e sì, avevo un po' di birra in corpo, comunque sono uno abbastanza equilibrato anche mezzo a campo, quindi riesco a pesare bene le forze. Matteo, posso? Passiamo nel comodo dei 180 minuti, è passato la squadra che ci ha meritato di più, il giudizio sull'avversario, ma l'avversario è una squadra forte, però comunque la classifica parlava chiaro, è arrivata 10 punti sotto di noi, qualche differenza ci doveva pure essere. Però comunque era una squadra che io personalmente non volevo incontrare. Poi è arrivata e comunque nelle due partite penso che comunque abbiamo meritato. Dai. Siamo andati a Pisa e abbiamo avuto due occasioni, una clamorosa, abbiamo subito poco. Il campo permetteva poco di giocare, siamo stati freschi fino alla fine e abbiamo portato a casa il pareggio. Oggi comunque a parte un po' il secondo tempo che abbiamo diciamo un po' subito, ma più che altro un po' di possesso, non tiri in porta, alla fine abbiamo anche legittimato. Adesso il Lecce. Il Lecce ci penseremo, oggi riposo, domani riposo e poi da martedì si pensa al Lecce, una finale, arrivano le squadre più forti in finale e niente, speriamo di fare un risultato positivo a Lecce e giocarci in casa.